Io conterò da 1 fino a 3 e al numero 3 ti abbandoni completamente. Guardami. 1. Guardami. Apri gli occhi. 2. Rilassati, abbandonati. 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 3. In un sonno profondo. Apri gli occhi. In molti, quando si parla di ipnosi, pensano a questi passaggi televisivi, con il noto Giucas Casella che ipnotizza e suggestiona spettatori ed animali. In realtà il senso dell'ipnosi è ben più ampio. È un fenomeno psicosomatico che coinvolge sia la dimensione fisica che quella psicologica, e la sua applicabilità va ben oltre. Notizia degli ultimi giorni è l'utilizzo dell'ipnosi come anestesia, soluzione scelta da una donna affetta da tumore e che a Padova si è sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione della neoplasia. L'operazione è durata una ventina di minuti dall'inizio dell'incisione, la paziente non ha avvertito dolore e i parametri cardiaci si sono mantenuti stabili. Nuove frontiere o vecchie prassi? E noi pensiamo che questa possa essere veramente una prospettiva per il futuro, prospettiva che è, tendo a ribadire, a sottolineare, una prospettiva di medicina tradizionale, per nulla di medicina alternativa. Sono nuove frontiere, ma va anche detto che i primi ipnotisti furono degli antichi chirurghi padovani che, quando ancora non c'erano gli anestetici, operavano con delle tecniche che oggi noi chiamiamo ipnosi, che sono tecniche, erano tecniche di distrazione dell'attenzione. Per esempio, non so, ricordo che gli antichi chirurghi della marina inglese operavano, toglievano i denti a rullo di tamburi. Ecco, questa era una forma di distrazione dell'attenzione che noi abbiamo affinato, che poi la scienza ha affinato, e noi approfittiamo di queste tecniche, queste metodiche, per indurre un'analgesia e a volte un'anestesia vera e propria. Ipnosi e dolore è anche il tema principe del convegno che si è aperto stamane all'Università di Padova, che ha radunato centinaia di esperti a livello nazionale.